Generalità? Danilo Lucini. Nato? A Ravenna il 22 agosto 60. Che attività svolge? Commerciante. Commerciante. Mi appresto a fare il mio quinto anno di Serie A, di Serie A e B, con delle prospettive interessanti. Finché io a gennaio decido che in una partita, Juventus-Bologna, a 9 minuti dal termine io do un calcio di rigore contro la Juventus. Poi calcio d'angolo per la formazione di Guidolin, la respinta di Van der Sar, gran tiro di Piacentini ed è calcio di rigore fra le proteste dei giocatori bianconeri. È successo il finimondo. Il rigore di Cruz sbaglia clamorosamente l'occasione, in pratica salva la Juventus. Arbitrale di quel sì, al telefono, allora Pairetto la prima cosa che mi chiese, non mi chiese se il calcio di rigore c'era, se stavo bene, se psicologicamente mi sentivo tranquillo, non mi chiese niente, mi chiese solo cosa avevano detto Moggi, Giraudo e Bettega. A Coverciano invece... Bergamo mi consigliò durante i filmati di dire che non era calcio di rigore. E io gli ho detto, ma perché devo dire che non è calcio di rigore? Perché? Cioè, mi scusi, Bergamo le diceva di andare lì e dire che lei aveva sbagliato? Che io avevo sbagliato, sì. E per quale ragione? Io gli ho detto, no, per me è calcio di rigore. E dice, guarda che è meglio che diciamo così. E siamo andati nell'aula di Coverciano a vedere i filmati. Bergamo mi prende e mi dice, devi andare a chiedere scusa a Pairetto, se no non posso mandarti ad arbitrare. Ma io dico, ma un uomo di 40 anni deve andare a chiedere scusa di che cosa? Per poter andare ad arbitrare. Per poter andare ad arbitrare io devo chiedere scusa a uno che prende 500.000 euro all'anno. Mi è stato detto 3 volte di farlo. La terza volta l'ho fatto, ok? Vado a chiederti scusa. E sono andato a chiedergli scusa e sono andato a arbitrare. La prima partita di Serie B feci Napoli-Ancona e vinse l'Ancona 2-1. A fine della partita entrò Moggi negli spogliatoi e mi disse complimenti, ci vediamo presto. Era un'indebita presenza quella. Perché Moggi nello spogliatoio dell'arbitro allo stadio San Paolo non doveva esserci. Non ricordo... sinceramente se Moggi ha preso una squalifica o un provvedimento disciplinare in quell'occasione. Ricordo che ci fu un episodio che a quel punto ho detto adesso basta. Ci fu Juventus-Chievo, diretta da Bolognino. Juventus e Chievo, sfida annunciata come incredibile e incredibile davvero. Nei primi 20 minuti tutto il repertorio del Chievo, velocità, concentrazione e nessun timore reverenziale, anche se è servito un peccato di Buffon al nono per spianare la strada ai ragazzi di quartiere, trascinati da Marazzina, che dopo 10 minuti, servito da Perrotta, grande assist, ha concesso il bis. Gara da emozione continua, alla Juve il merito di aver costruito il successo dando fondo a tutto il proprio carattere. Carattere, si diceva, ma anche capacità camaleontiche. L'icona del progetto di Lippi è Igor Tudor. Ancora una partita perfetta da centrocampista, il gol alla fine del primo tempo del 2-2, fino ad arrivare al contestatissimo episodio del rigore concesso da Bolognino e trasformato da Salas a 10 minuti dalla fine, che regala ai bianconeri la prima fuga della stagione. Io ero a casa, mi stavo guardando le immagini televisive, a un certo punto vedo che il difensore del Chievo in area di rigore respinge con il petto la palla. E l'arbitro assegna il rigore. Vado a Coverciano e Pairetto gli dice che ha fatto bene. A quel punto ho detto basta. A quel punto mi sono annotato tutti gli episodi di quella stagione. Tutti. Ed è emersa una cosa semplicissima. Che se sbagliavi a favore, andavi in Serie A. Se sbagliavi contro... andavi in Serie B. A favore di chi e contro di chi? Cioè, in pratica, se sbagliavi a favore della Juve, andavi in Serie A. Se sbagliavi contro la Juve, andavi in Serie B. Non si può davanti a 36 persone adulte, con a casa moglie e figlie, fargli vedere un episodio che non è calcio di rigore e dire che è calcio di rigore.
Venezia Juventus Gabriele, non concesso rigore a favore del Venezia. Per Magni, se non è rigore questo, non si sa un rigore cosa sia, mentre in casa Juve... C'era questo benedetto rigore nel recupero su Magallanes? Ma sinceramente ho visto poco, cioè, poi l'arbitro era lì, ha deciso così e va bene. Giudizio positivo. Mi scusi, quando dice giudizio positivo è il giudizio... Della commissione. Che la commissione giudicò positivamente. Esatto. Chievo Juventus, De Santis, rigore inesistente concesso alla Juventus, non giudicato un errore. Contropiede Juve, Trezeguet, Del Piero davanti a Lupatelli, provano ad inseguirlo. L'uscita di Lupatelli, l'impressione che il portiere del Chievo vada netto sul pallone per De Santis, calcio di rigore e c'è l'ammonizione per il portiere del Chievo. Roma Juventus, Cesari. Prima ammonizione, siamo al 37esimo e la seconda al 40esimo, la Juventus rimane in 10 uomini. Eruzione di Moggio e Giraudo negli spogliatoi, Cesari non ha arbitrato più la Juventus. Juventus Bologna, Braschi. Fa tremare tutti e Braschi si accorge subito del pericolo. Questo calcio involontario di Ferrara sulla fronte di Falcone, che per alcuni secondi resta a terra svenuto. Ammonito Ferrara e diffidato. Moggi contesta il provvedimento a fine gara. Braschi non ha più arbitrato la Juventus. Venezia Inter, Rodomonti. Inter reduce da 4 successi esterni consecutivi in battuta in trasferta in questo campionato. L'arbitro è Rodomonti, collaboratori Pisacreta e Gemignani. Cristiano Zanetti, finezza di tacco, libera il corridoio per Gresco, Bilica in ritardo, cross, Vieri. Poi Bettarini, Magallanes. Intervento di Gresco, va giù Maniero e Rodomonti non ha esitazioni, concede il calcio di rigore. Non se ne capacita Gresco, sul filo del fuorigioco lo scatto di Maniero in posizione regolare, ma da questo replay sembra abbastanza evidente un avvitamento un po' forzato di Maniero, che ha riconosciuto che il rigore non c'era. Poi Maniero dal dischetto non sbaglia e segna il suo 11° gol in questo campionato, terza trasformazione nel torneo dal dischetto. Rigore inesistente concesso al Venezia, giudizio positivo. Criticata la sincerità di Maniero, giocatore del Venezia. Dopo riparto dalla Serie B e faccio tutto un campionato di Serie B, ma questi che continuano a fare questi errori grossolani e continuano ad andare in Serie A, ma che succede? Ma com'è possibile? Ma si è stravolto tutto? Se va avanti così, questi prendono per il culo tutto il campionato italiano. Questi stanno prendendo in giro tutti i tifosi italiani, qui c'è gente che spende soldi e va allo stadio e questa gente qui, ho cercato di diventare amico di queste persone. Mi ricordo che a una cena di Natale Facchetti mi disse, a questa cena mi dice, informati chi è Fabiani. De Santis... Cominciò lui a descrivermi chi era Fabiani, che era un suo amico, che aveva lavorato con lui al carcere minorile, che era in ottimi rapporti e che praticamente se si voleva fare la Serie A bisognava passare attraverso lui e Moggi. E mi ribadisce il concetto che io avevo sbagliato in Juventus Bologna a dare il calcio di rigore contro la Juve. Io ho ricevuto una telefonata da parte di Fabiani che voleva, mi ha detto che era in zona e mi avrebbe voluto incontrare a Bergamo. E lì ha cominciato a dirmi che ci avrebbe pensato lui a farmi fare la Serie A tramite il suo uomo. Allora io sono rimasto un po' incredulo, un po' esterrefatto, dice adesso chiamo il mio uomo. E suo uomo era Moggi, me l'ha passato per telefono, mi ha salutato, mi dice ascolta Fabiani, fai quello che ti dice lui. Ho cominciato a prendere il calendario delle partite, ha detto allora qua ci mandiamo questo, qua ci mandiamo questo, qua ci mandiamo quest'altro ad arbitrare. Dopo questo episodio mi chiama Fabiani e mi chiede se io voglio incontrare il suo uomo. E dico sì. Lo voglio incontrare.
ed entra Moggi. Telefona ai due designatori, gli fa capire ai due designatori che io devo essere trattato bene e che devo essere valorizzato e devo essere mandato in Serie A.